È una grande apertura, chiamiamola così, ma vuole essere una promozione al passare il tempo sui pattini in forma gratuita. Quindi l'apertura per 2 giorni, la pista rimane aperta gratuitamente a tutti coloro che hanno i pattini o che pure li prenderanno un noleggio gratuito in quel giorno presso la nostra pista. L'attività agonistica è già partita, poi con i giorni della Corsa in Rosa, quindi il 9 e il 10, ci sarà un dedicato appunto in rosa all'interno della stessa pista, e con la fine di novembre partono anche le magie in inverno, quindi le manifestazioni consuete che caratterizzano quel mese e mezzo da fine novembre fino a metà gennaio, per poi proseguire ovviamente fino alla inizio primavera con la stessa attività sportiva e anche l'attività ludica nei fine settimana. Restando sempre in tema di ghiaccio, ci sono qualche novità per il progetto del palaghiaccio? Sul palaghiaccio stiamo lavorando insieme alla stessa federazione che ci sta sostenendo e spero che poi andremo anche a finalizzare questa iniziativa che coinvolge per il momento regione e ministeri, quindi spero che queste iniziative poi portino un'opportunità, una possibilità anche per noi. Noi siamo impegnati comunque a seguire questo percorso molto vicino alle Olimpiadi del 26, con un progetto ridimensionato rispetto al progetto bellissimo che avevamo, ambizioso forse, ma che ci era stato richiesto appunto con queste caratteristiche della stessa federazione, e speriamo di andare a buon fine per avere una soluzione proprio destinata a questo territorio provinciale, a tutta la parte di pianura della provincia di Treviso, ma non solo, anche il Pordenonese sicuramente ne beneficerà.